vetture fatte tutte a mano, su maschere di filo. Allora si faceva poca produzione e papà, per risparmiare un po' sulle attrezzature, usava attrezzature leggere e tanta manualità. Qui ci volevano anche 500-600 ore di martello per fare tutti i pezzi della macchina. Poi venivano assemblati sul telaio, senza maschere. Adesso è tutto elettronico e tutto moderno, ci sono le maschere automatiche e i robot. Una volta erano 13-14 operai che in 8-10 giorni lavorativi, anche 10-12 ore al giorno, riuscivano a mettere insieme una macchina per andare a correre il sabato dopo. Ecco, non, Ferrari non ci dava mai dei lasci di tempo lunghi e via. Il papà modesto, buono, sì signor commendatore e via, però poi andava via Ferrari e lui, ragazzi, sulle maniche anche sabato e domenica si lavora perché ho promesso a Ferrari di dargli la macchina per andare a correre. E allora ecco che qui uno dice, ma come? Un padrone che frustava la gente? No, avevo un modo di fare talmente familiare con i ragazzi, erano tutti cresciuti sotto di lui, e quando ho cominciato io nel 59 addirittura mi ha messo a fare il garzone di bottega per capire cosa voleva dire fare la gavetta.